Allora, noi dobbiamo essere irreprensibili. Cioè, se sbagliamo una parola è grave, per cui noi dobbiamo essere irreprensibili, dobbiamo continuare su questa strada molto dura di intransigenza, ma non dobbiamo sbagliare nessuna parola. Abbiamo sbagliato qualche parola, ma bisogna sempre capire il perché. Cioè, bisogna sempre capire che più di una parola sbagliata, il dramma è che sono stati regalati miliardi di euro, anche soldi tuoi, alle banche private. Quindi questo è il senso. La vostra posizione ha suscitato molte polemiche, no? Insomma, appunto i media stanno parlando molto di quello. Lei stesso ha occupato la sala stampa e dice: volevo impedire loro di mentire. Ma gli elettori che hanno votato quelle persone che secondo lei mentono, così come quegli elettori che vogliono i pacchetti, le riforme istituzionali, loro non hanno nessun diritto, sono addirittura, insomma, PD e Forza Italia sono tanti elettori. No, assolutamente, mi piace, insomma, è giusto quello che tu dici. Noi dobbiamo veramente molto parlare a questi elettori, perché io ho il massimo rispetto, figura degli elettori, io pure ero un elettore degli altri partiti, per cui sì, non è vero che ho occupato la sala stampa, sono entrato semplicemente e gli ho detto, tu eri in sala stampa, non mi ricordo, no, ma sono entrato e in maniera certamente forte gli ho detto al collega Speranza che se avesse mentito io lo avrei sbugiardato, in questo senso, però non gli ho mai impedito fisicamente di parlare, anzi semplicemente si è creato un dibattito come l'avete visto. Insomma, però questo ostruzionismo, diciamo, non crea problemi, insomma, nel rispetto anche degli altri elettori, perché sembra che ci siano solo i vostri. C'è da dire che tutti i mezzi di comunicazione danno sempre spazio a loro e di noi raccontano spesso molte menzogne, per cui questo è spesso appunto un discorso di reazione, però secondo me bisogna essere molto più tranquilli e noi abbiamo i contenuti da comunicare, perché sui contenuti nessuna televisione ci ha mai fatto una critica, cioè nessuno a me in 10 mesi di legislatura mi ha detto avete sbagliato a votare una determinata cosa, quindi questa è la strada giusta, quella dei contenuti. Però almeno Renzi ora sta effettivamente facendo qualcosa, se ce la dovesse fare, insomma, in un mese lui si porta a casa riforma elettorale e poi anzi riforma istituzionale. Però, lei prima diceva appunto noi l'abbiamo presentata una riforma elettorale, però se non avete i voti poi di che stiamo parlando? Infatti no? Sì, infatti la cosa che noi dobbiamo fare è vincere le prossime elezioni per forza. Il discorso, uno può anche presentare una legge, bisogna sempre vedere com'è la legge, questa legge elettorale è incostituzionale perché ci sono di nuovo i listini bloccati che poi sono diritti di tutti quanti quelli di poter esprimere delle preferenze e dà un premio di maggioranza che è assolutamente sbilanciato, c'è una legge, non so se vi ricordate il ministro Mauro che l'ha detto in televisione, è proprio stata costruita ad hoc per colpire il Movimento 5 Stelle, però non lo sappiamo, non c'è nulla di nuovo, se cambia la mentalità degli italiani, queste serate così belle dimostrano che qualcosa sta cambiando, noi possiamo vincere le elezioni. Quindi diciamo che l'unico modo della vostra vittoria alle elezioni. E io non credo che ci sarebbero mai le riforme istituzionali, quello che vogliono andare immediatamente al voto, perché ogni giorno che noi o qualsiasi cosa arriva sempre in Parlamento la vagliamo e se è buona per la collettività la votiamo, l'abbiamo sempre fatto, è che da quando stiamo in Parlamento non è arrivato nulla di buono per la collettività. L'unica cosa che volevo chiederle, prima diceva quindi dobbiamo vincere, quindi l'unico modo perché 5 Stelle effettivamente riesca a fare qualcosa è vincere le elezioni, quindi prendere quel premio di maggioranza. Cioè riuscire, noi non vogliamo andare al voto con questa legge che reputiamo appunto incostituzionale, si è votato ieri la pregiudiziale, non abbiamo votato e secondo noi è incostituzionale, questo è il nostro parere, poi lei può essere d'accordo o meno, però è il nostro parere politico. Vorremmo andare al voto con la legge uscita fuori dalla consulta, questo è il senso, che è una legge comunque è un proporzionale uscito fuori dalla sentenza della Corte, quindi che garantirebbe un Parlamento legittimo a livello costituzionale. Se ce la facciamo e senza condannati, questa è una cosa importante, ci dimentichiamo quando si parla di legge elettorale le due legislature poi a caso, cioè l'idea che noi dobbiamo combattere è la politica come professione e poi certamente è il fatto che non vogliamo i condannati in Parlamento, queste sono proposte che noi come sai presentiamo da tanti anni e questo è un po' il senso. Speriamo di riuscire a vincere le prossime elezioni, se poi i cittadini vorranno premiare degli altri partiti, che è caso che insomma abbia. Mi scusi, Letta ha dichiarato che nei vostri confronti sono stati troppo tolleranti. Perdonatemi, ora questa è l'ultima domanda. No, grazie a voi. Ultima domanda, signori. Sì, lasciatela andare via. Su, e secondo me è molto grave quello che ha detto il Presidente del Consiglio
come si permette di dire che sono stati troppo tolleranti? Non so se avete letto oggi il post di Beppe. Sì, infatti, era per questo. Sì, lo condivido pienamente, insomma. E sia, i cittadini sono stati troppo tolleranti con questa politica che ci ha tolto il futuro, ma non significa rispondere mai con la violenza, anzi, significa rispondere con l'informazione, che è la cosa migliore, con la partecipazione, quindi, con queste cose bellissime. Quello che ha detto Grillo. Sì, sì. O Grillo si associa a quello che diciamo noi. No, no, ragazzi, fate quello che volete. Vi avevo detto che era l'ultima. Buona serata a tutti. Ciao, Alessandro.